preoccupare. Buongiorno, ben alzati. Certo che ho dormito bene. Diciamo che intanto ho dormito perché io ieri mi sono giocato la carriera politica. Questo pochi l'avranno capito o cosa c'era in ballo ieri. Vi rendete conto? È stato legato il mio destino al destino della città. Guardate le cose strane della vita. E ieri con un'amica ragionavamo proprio su questo aspetto che fa venire i brividi, Io ho annunciato la mia candidatura a sindaco di Messina l'1 di aprile del 2017, con oltre un anno di anticipo, perché si votava a giugno 2018, come è stato ora per la presidenza della regione siciliana. E ho iniziato così, tra una cosa e l'altra, la mia attività di organizzazione della campagna elettorale, tenuto conto che comunque prima, io all'1 di aprile 2017 ero ancora sindaco di Santa Teresa di Riva. Prima delle elezioni comunali c'erano le elezioni regionali fissate appunto per i primi di novembre del 2017. Apro quindi la mia organizzazione. Vi ricordate quale fu il 6 o 7 di agosto del 2017? Vi ho presentato Peloriti, ho portato la mia pecora a Piazza Cairoli e abbiamo offerto il gelato e ho iniziato la mia campagna elettorale per le regionali, lavorando ovviamente principalmente su Messina. Vi ricordate come Sicilia Vera abbiamo fatto l'accordo con l'UDC, perché l'accordo che avevo definito onestamente con Raffaele Lombardo ad agosto del 2017 saltò, perché Lombardo si era innamorato di Armao e lo voleva come candidato presidente della regione. Io Armao, che l'ho sempre ritenuto politicamente un lestofante, ovviamente magheggio, che con uno dei magheggi contabili obiettivamente non mi calava un centimetro, ho detto no, abbiamo litigato. E io fui il primo a battezzare la candidatura di Musumeci, puttana della miseria. Il primo comunicato stampa esce a fine d'agosto a nome di Sicilia Vera a sostegno di Musumeci, capite? Ed ecco perché ho sbagliato e ora riparo, e ora bisogna riparare, non ci sono dubbi su questo. Che succede? Nel frattempo ci sono le elezioni. Dico ai messinesi,
se prendo 20.000 preferenze in città mi candido a sindaco di Messina, vi ricordate o no? 20.000 voti era un numero enorme, ovviamente, no? In città non ne pigliai manco 10.000, non ne pigliai manco 5.000, ne ho presi 4.100, mi pare, preferenze in città. Comunque, sono stato eletto. Il 5 di novembre sono stato eletto del 2017 al Parlamento siciliano per la terza volta, eletto con le mie forze, non solo, ma riesco nell'operazione da manuale. Sfiderei chiunque al mio posto a tentarla, perché mi sono candidato io in lista, ho candidato anche Danilo Lo Giudice e ho scientificamente detto alla Riviera Ionica di votare per Danilo Lo Giudice e Messinesi per me, perché ho l'esigenza che io arrivassi prima e Danilo secondo. Mi presero per pazzo in quella campagna elettorale, mi hanno detto tutti, la sua tomba, si è scavato la sua, con le sue mani si è scavato la tomba, cari miei. Ebbene, io riesco anche in questa impresa, eletto io e ho determinato chi doveva arrivare dopo di me, che gli elettori mi hanno sempre sostenuto. Perché ho spiegato che candidandomi a Messina avevo e avevamo la necessità che ci fosse e rimanesse al mio posto al Parlamento siciliano, ovviamente, una persona super fidata. Quindi riusciamo in questa impresa. L'8 di novembre del 2017 io vengo arrestato. Per la seconda volta. Vi ricordate lo scandalo, caso nazionale? Mi sono fatto allora le elezioni nella lista degli impresentabili, ero nella lista Bindi, allora presidente dell'Antimafia, fece, ciao mamma, arrivo ora, facciamo il caffè. È aperto qui? Ah, dammela. Vediamo che lavorano. Vi ricordate? Quindi l'arresto. Quell'arresto portò, ovviamente, che i buon musumeci, quando toccano gli altri, classica battuta, mi ricordo un minuto dopo il mio arresto, ancora c'era il mio corpo lì, morente. Cioè la politica deve arrivare prima dei pubblici ministeri. Per certi personaggi, no? Per certi delinquenti come me, chiaro. Cosa era? C'era anche in programma, per farvi capire il destino. Era previsto che io entrassi nella giunta, cioè io diventassi assessore, chiaro? Della giunta Musumeci. Quell'arresto cosa ha causato? Ovviamente la circostanza che io in giunta non sono entrato, perché naturalmente questa situazione dell'arresto mi ha fatto fuori da tutti i giochi politici. Tenete conto che io ero libero dall'impegno con i messinesi. Perché? Perché ho detto a Messina, guarda, se mi premi, mi dai 20.000 voti, 20.000 preferenze, io mi candido a sindaco. Ricordate? Infatti molti mi rimproverarono allora che mi sono candidato a sindaco nonostante non avessi preso i 20.000 voti, cioè nonostante i messinesi non avessero premiato la mia audacia, ok? Io comunque mi ero candidato a sindaco lo stesso. Ve la ricordate quest'altra accusa? Ma qua vi voglio raccontare un attimino questo passaggio, questo retroscena.
che è importante. L'arresto, guardate la vita veramente, se ci pensa poi vengono i brividi. Se non fosse stato per il secondo arresto che io ho subito, io probabilmente non mi sarei candidato a sindaco a Messina. Perché vedete, è una questione di circostanze della vita. Guardate che passaggio anche qui delicato. Io mi candido alla regione, dica ai messinesi, se mi date 20.000 preferenze, mi candido a sindaco. Queste preferenze non sono arrivate, quindi io ero libero da questo impegno. Vengo eletto per appena 150 voti, quindi stavo rischiando di non essere eletto alla regione. Vengo eletto il 5 di novembre, vengo arrestato l'8 di novembre dopo la mia elezione. A causa di quell'arresto non entro in giunta e quindi mi candido a sindaco a Messina. Se io entravo in giunta è ovvio che non mi sarei potuto candidare a sindaco di Messina. Questo è scontato, no? Cos'è questo? Cioè, secondo voi, che cosa è? Cioè, sotto il profilo politico non ha nessuna spiegazione logica. Che spiegazioni gli vogliamo dare a questa vicenda? Il mio destino personale determina la mia scelta per candidarmi a sindaco a Messina. Scelta folle. Perché? Perché i messinesi già alle elezioni regionali non mi avevano premiato. Cioè, 4.000 voti, 8.000 preferenze, sono per carità un buon numero, però non è un numero, cioè, straordinario che ti porta effettivamente ad assumere l'impegno morale, perché i messinesi comunque ti hanno dato la valanga di voti, eh? Eppure, io sono stato arrestato e ho fatto il sindaco a Messina. Ora, è possibile una cosa così strana? Cioè che la mia determinazione a candidarmi a sindaco viene scatta dall'arresto? E vi dico, anche qui guardate che strano, io quando mi sono candidato a sindaco di Messina, ma attenzione, non io, tutti, tutti sapevano che io non avevo chance per essere eletto. Anche qui, riflettiamo su questo aspetto. Io ero dato quarto. Cioè, su 6 candidati, pare eravamo, io ero quarto, cioè, più scarso, perché non c'era storia. Politicamente io non potevo assolutamente vincere le elezioni a Messina. Ebbene, mi sono candidato, ho rifiutato il sostegno del centrodestra, ho rifiutato la proposta che pochi giorni prima della presentazione delle liste mi ha fatto Micciche, cioè quella di ritirare il loro candidato di centrodestra, era Bramanti, e diventare io il candidato dell'intero centrodestra. Ho rifiutato anche questo compromesso. Guardate quante cose strane, cioè, in politica non si rifiuta il sostegno che ti porta alla elezione sicura. Chi è quel pazzo che rifiuta il sostegno che lo porta a diventare, a raggiungere il risultato? Pazzo proprio. In politica queste cose non si fanno. Pazzo.
Io ho rifiutato anche questo. E non è che ho rifiutato perché ero in una, vedete, posizione che mi portava a vincere le elezioni. Io ero quarto. Cioè io non avevo chance. Quindi il sostegno che mi ha offerto Miccichè allora per me era vitale, era fondamentale. Eppure io ho rifiutato. Io ho detto a Miccichè: ti ringrazio, però la fezza che hai in Forza Italia non mi permette di fare l'accordo con te. Perché la fezza che hai in Forza Italia è una buona parte di quella, di quelle lobby che hanno, si sono mangiati la città. E quindi il tuo sostegno non lo voglio. Questa è storia. Si fa la campagna elettorale, arriviamo al ballottaggio e facciamo fuori tutti. Che storia, ragazzi. Dico, ma ci rendiamo conto? L'impresa. Vinco l'elezione a metà. Perché nessuna delle liste prende il 5%. E al ballottaggio c'era qualche lista che voleva apparentarsi con me per prendersi 17 consiglieri comunali. E anche lì. Ed era del centrodestra. Io ho rifiutato anche l'apparentamento, cioè voti sicuri, ho detto ormai vado solo. E ho anche rifiutato di avere 17 consiglieri comunali per diventare ostaggio poi di quella lobby, che ho detto meglio solo che mal accompagnato. E quindi vengo eletto al ballottaggio, rifiuto anche quest'altro sostegno. Chiaro? Lo sapete? Ora vi svelo un segreto che non vi ho mai detto. Lo sapete chi voleva collegare la propria lista a me? E così avrebbe preso 17 consiglieri comunali. Sicilia Futura, Beppe Picciolo, Terigentone, Beppe Picciolo. A lui conveniva che prendeva 17 consiglieri, perché tecnicamente era così. E io diventava uso schiavo, meglio libero che schiavo, meglio libero che schiavo, onestamente. E siamo arrivati ai giorni nostri. E mi vengono i brividi a pensare cosa? Che rifiuto di dichiarare il dissesto. Mi sono dimesso da sindaco il 4 di... era il 28 di settembre 2018. Vi ricordate quando Messina scese in piazza contro gli asini volanti? Perché non volevano approvare il Salva Messina. Viene approvato il Salva Messina il 15 di ottobre, viene approvato in Consiglio Comunale il 23 novembre del 2018 il piano di riequilibrio e le 35 delibere attuative. Dico, vi rendete conto? E abbiamo salvato Messina. Ieri per me è stata una giornata importante, una delle più importanti. Perché ieri si è concluso il mio ciclo di lavoro sporco che ho dovuto fare in questi anni per Messina. Sporco nel senso dedicato, pericoloso. L'asseverazione di ieri per me è diventata rinascita. Perché? Io potevo dichiarare il dissesto, anche qui un'altra scelta controcorrente. Dio aiuta gli audaci. Potevo dichiarare il dissesto quando mi sono insediato
e di conseguenza far aprire anche un bel processo nei confronti di chi mi ha preceduto, perché comunque quando il comune dichiara il dissesto poi si va alla ricerca dei responsabili e una delle sanzioni che scatta è l'incandidabilità per 10 anni, cioè i soggetti politici responsabili del dissesto o che non hanno evitato il dissesto, e evitare il dissesto significa che potevi pagare debiti e quant'altro e non l'hai fatto, quindi là ci stavano tutti i miei predecessori che avevano ereditato debiti e non li hanno pagati, ma a sua volta non solo non hanno pagato i debiti, hanno fatto nuovi debiti, questa è la normativa. Allora è prevista la sanzione di 10 anni di incandidabilità. Ma chi è che mi ha portato a scegliere di non dichiarare il dissesto? Cioè io in 4 mesi, da quando mi sono insediato, 4 mesi, ho tracciato in modo indelebile il destino, il mio destino. Ma vi rendete conto? Cioè io nei primi 4 mesi della mia sindacatura, quindi dal 26 giugno del 2018 fino al 23 di novembre, io ho preso il mio destino, la mia vita, ce l'avevo lì nelle mani e mi sono preso la responsabilità di non dichiarare il dissesto e di mettermi sulle spalle la responsabilità dell'eventuale fallimento di quel progetto, che non si tratta dell'aspetto politico, ma di una questione di vita. Il fallimento di Messina sarebbe stata la morte politica di Cadeno De Luca. Perché oggi nessuno dà questo merito? Chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Non solo scelgo di candidarmi a sindaco, vengo eletto e mi dimetto da deputato, rinuncio a fare il deputato. Ma lasciando stare questo, perché vedete, nella vita c'è anche una questione di soddisfazione nelle cose che si fa. Io fare il deputato regionale per me veniva la depressione. Lì, a essere pagate 8.000 euro al mese senza fare un cazzo, la depressione, onestamente. Per cortesia. La depressione. Allora, e io uno di quelli che faceva attività politica a Tinchidè, disegni di legge, emendamenti, lasciamo stare, andiamo avanti. Ma chi me l'ha fatto fare di prendermi una responsabilità che non mi competeva? D'altronde se io dichiaravo il dissesto, i messinesi che mi dovevano dire? Avanti. Che mi dovevano dire? Nulla. Perché il danno, chi l'ha causato? Tutti i sindaci che ci hanno preceduto. Lunedì avrete la lista dei debiti, con nome e cognome di chi l'ha causati, con gli importi. Sono tutti invischiati i sindaci che mi hanno preceduto negli ultimi 25 anni, guardate. Lunedì avrete anche questo quadro, vergognoso. Quindi vi prendo questa responsabilità e rischio per l'ennesima volta la mia vita politica. Se il piano di riequilibrio veniva bocciato e veniva dichiarato il dissesto della città di Messina, si apriva un processo nei miei confronti, perché io sono il soggetto politico che non ha voluto dichiarare il dissesto. Intanto si apriva un processo nei miei confronti per verificare anche le mie responsabilità, con la sanzione, con la pena accessoria dell'incandidabilità per i prossimi 10 anni. Ma voi pensate che quanti appetiti si sono mossi su questa vicenda?
Il solo fatto che io avessi un altro processo con un'accusa del genere intanto mi rendeva di fatto incandidabile alla presidenza della regione siciliana. Capite? E io infatti che ho detto con tanta onestà, ho detto se questo è, se viene bocciata la mia formula, mi fermo a Messina, rimango in trincea e mi faccio il processo. E mi faccio il processo. Ma com'è possibile che nessun consigliere comunale, ieri, tranne devo dire, sono venuto a trovarmi Ciccio Cipolla, subito dopo l'udienza, Nello Pergolizzi, Serena Giannetto e Alessandro Di Leo. Ma perché nessuna asino, dal presidente del consiglio comunale, che si dovrebbe vergognare da un punto di vista istituzionale, non hanno scritto due righe? Erano dispiaciuti, mi hanno detto. Ieri c'era un clima di terrore, erano tutti dispiaciuti perché volevano il dissesto. Sti scecchi volanti volevano il dissesto della città. Perché? Perché quello significava il fallimento personale di Cadeno De Luca, la sua distruzione politica. Per odio personale questi passerebbero sul cadavere della città. Sul cadavere della città. Ecco perché ora dobbiamo bonificare definitivamente la città da questi asini volanti, schifosi nell'animo, che schifo veramente, quando non si sa distinguere la lotta politica dalla lotta personale. E va bene, ma noi facciamo tutto ciò che dobbiamo fare, perché amiamo. Questo si chiama amore. Tutto qui. Io amo Messina e i messinesi. Ho messo a repentaglio la mia vita politica. Non sono scappato dalla udienza della Corte dei Conti. L'ho affrontata a testa alta io. Questo significa vero amore. Testimonianza. Testimonianza. Oggi avremo un bel po' di cose. Stamattina mi voglio fermare un pochino con mamma e papà. Però vi ricordo che abbiamo degli appuntamenti importanti, ve ne dico solo alcuni. 15:30 avremo la nostra diretta con, ecco qui, con il vice, con Carlotta Brebidi, la nostra vice sindaca. Alle 15:30 Carlotta Brebidi ci darà conto di ciò che ha fatto in questi 3 anni e mezzo. Alle 19:15 invece saremo dalla defunta patrimonio, fa la nostra società che gestisce il patrimonio defunta, perché gli scecchi volanti hanno fatto una delibera, per due ne hanno fatto finora, e hanno fatto due delibere per metterle in liquidazione, nonostante il lavoro eccellente che ha fatto, e stasera ne parleremo. Però sono talmente scecchi che non si sono resi conto che quella delibera chissà come finirà. Ma scommettiamo una pizza, va, scommettiamo una pizza. E quindi alle 19:15 ci sarà Roberto Cicala con tutto il management del patrimonio SPA, che ci spiegherà l'attività svolta e quindi il perché
non può essere messa in liquidazione, non solo, ma questa è l'ennesima dimostrazione di come politicamente hanno fatto un atto delinquenziale il Consiglio Comunale. Perché? Perché nel Salva Messina una delle azioni prevista per evitare il dissesto era la costituzione di una società di gestione del patrimonio, perché una delle critiche che ci muove sempre la Corte dei Conti è la gestione del patrimonio, perché il patrimonio di proprietà, cioè i beni immobili del comune, l'hanno dato a parenti ed amici. Non avete idea i problemi che ho avuto, quanta gente ho dovuto buttare fuori perché abusivamente messa là, e non era questione di necessità, no, era perché era parente del consigliere Tizio, dell'assessore Caio, eccetera, 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 messi lì a non pagare case buone pure, case buone, e questa sorta erano proprietari anche di altre case, uno schifo. E stasera di questo ne parleremo con Roberto Cicala alle 19.15, e quindi lì è un ambiente che se lo tocchi muori, e quindi il Consiglio Comunale che ha fatto è venuto meno a quelle che erano gli impegni assunti nel Salva Messina e hanno tentato di mettere in liquidazione, attenzione, mettendo in pericolo il progetto di risanamento della città. Ma questi lo fanno apposta, solo fanno apposta, che sono delinquenti nell'animo, politicamente delinquenti nell'animo. Ecco chi sono, e non vedo l'ora che con voi ce ne liberiamo. Non vedo l'ora di fare il presidente del Consiglio Comunale. Non vedo l'ora di essere lì a modificare quella porcheria di regolamento che gli consente pure di fregarsi i gettoni di presenza. No, basta. Pulizia a fare. Vabbè. A dopo, allora vado a prendere il caffè, c'è la mamma che mi aspetta. Quindi ricordatevi, 15:30, appuntamento con Carlotta Previti, e alle 19:15 appuntamento con Roberto Cicala, il management di tutta Patrimonio Spa, e poi stasera accenderemo a Santa Lucia Sopra Contesse e all'Arderia con l'assessore Caminiti. Seguitemi, vi adoro.